Minardi, perché non vuole rinunciare all'intervento per il quale il governo Draghi aveva stanziato 1 miliardo e 800 mila euro? In che cosa consiste esattamente il bypass ferroviario? Il bypass ferroviario consiste con un finanziamento fatto nel 2022 da parte del governo Draghi, allora con il ministro Giovannini, 1 miliardo e 8 per realizzare il bypass di Pesaro e Fano. Che cosa significa? Significa velocizzare la linea adriatica e nel contempo abbandonare il vecchio tracciato, il vecchio tracciato che dovrebbe diventare con un processo di rigenerazione urbana una green line, un sito, una passeggiata dove poter investire sulla mobilità dolce, sulla mobilità sostenibile. Ovviamente, eh, non possiamo immaginare che un miliardo e otto che è destinato alla nostra regione, alla nostra provincia, alle nostre due città possa essere spostato altrove. Sarebbe un vero è proprio, proprio furto messo in atto dal governo Meloni con la complicità del ministro Salvini e con la complicità del governatore Acquaroli che dovrebbe avere tutto l'interesse a tenere le risorse nella regione Marche che rischiano di essere spostate addirittura in Emilia-Romagna. Questo che cosa significa? Noi non siamo contrari all'alta velocità, ovviamente però siamo anche consapevoli che il progetto dell'alta velocità è un progetto che costa 85 miliardi. Non ci sono le risorse, non ci sono i progetti. Sappiamo che il ministro Salvini è alla eh, ricerca di risorse per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina che costa 15 miliardi rispetto agli 85 dell'alta velocità Bologna-Bari Bologna e ovviamente se domani dovesse anche andare avanti il progetto dell'alta velocità, il bypass Pesole Fano potrebbe essere già il primo stralcio di un'opera già, eh, già, già realizzata. Di questo ne siamo estremamente convinti. Ci siamo convinti che eh, sia un investimento importante per il nostro, ter per il nostro territorio. E, siamo, e sarebbe una grande opportunità per non stringere la città in una morsa ferrata, in una morsa dove ci sono due ferrovie, una quella attuale e una quella dell'alta velocità che verrebbe costruita alle spalle. Di ferrovie ne abbiamo bisogno, sì, ma assolutamente soltanto di una: lasciare il, il vecchio tracciato proprio per una, per una green line. Tra l'altro eh, il sindaco Filippi dice che ci sarebbe una trasformazione del paesaggio addirittura in maniera irreversibile e lui è per l'alta velocità e per mantenere le due linee, ma se si facesse l'alta velocità dove pensa di farla passare, sulla Luna, ovviamente dovrebbe attraversare le nostre, le nostre campagne e il, il nostro territorio. Ovviamente va fatto con il grande rispetto dal punto di vista ambientale per cercare di renderla il meno impattante possibile, ma assolutamente non possiamo rinunciare a questo progetto di 1 miliardo e 8 che sono investimenti per il nostro territorio già stanziati, le risorse ci sono e non possono essere scippati con la complicità del governo della nostra regione.